Chiara! Ciao a tutte ragazze! Ragazze e ragazzi, quanto tempo! Veramente non ci vediamo da tanto tempo. Sto facendo colazione. Sto facendo colazione con un'estate e dei bocconcini golosissimi. Noi siamo dirette verso la piscina. Camminiamo tutti Focaccine. Insieme. Focaccine, allora, mia sorella sembra che stia andando nella capannina di Forte dei Marmi. No, scherzo, però veramente. Adesso. No, scherzo, è un look da piscina. Però insomma. Adesso, stamattina l'ho dovuta convincere perché ho detto che al prossimo esame ce l'abbiamo l'11 luglio, se un giorno un minimo stacchiamo non ci ammazza nessuno. E quindi, cioè, lei voleva stare in casa, invece guardate adesso, cioè, mi ha presa proprio la lettera con la piscina. Mangia e beve perché ieri sera ho avuto una serata un po' difficile. Cioè, veramente, io non la sopportavo perché guidavo io e quindi io ero sobrissima, proprio sobria. Vedo questa qua che insomma esagera un po' e poi è incominciato a diventare irascibile e abbiamo un po' litigato, però alla fine poi facciamo sempre la pace perché ci vogliamo tanto bene. Ragazza, era un leone. Vi do un dettaglio intimo. Sii attenta a non sputare le briciole e c'hai una briciola qua. Dove? Aspetta, fermiamoci un attimo perché sì, sei un po' piena di briciole, ma meno male qua non si vede. Comunque, allora, un attimo, voglio far vedere il vestito, perché questo vestito è carinissimo, l'avevamo preso in Sardegna. Sì, è vero. Ce l'avevano regalato. Comunque, guardate il sole, poi ovvio non vi faccio vedere solo questa strada così orribile, poi magari in piscina faccio un piccolo video, anche se, cioè, sapete cos'è una piscina, sapete meglio di noi, noi è il primo giorno d'estate che andiamo in piscina. Ma io proprio mangio e parlo bene. Sì, sì. Ecco, vi stavo dicendo, vi volevo dare un piccolo dettaglio intimo. Stamattina mi sono svegliata alle 10:30 e quando ho deciso di andare in piscina è passata sono passate tipo 2 ore per la potatura. Perché ormai ero diventata un uomo di Neanderthal e quindi adesso secondo me vado in piscina. E poi è stato un momento veramente speciale quando io mi sono messa a farle un cerettone. Bene. No, fare un cerettone che ha, insomma, cosa c'è di male? Sulla schiena. Perché noi abbiamo proprio il fatto che un po' verso, cioè in fondo alla schiena, cioè ragazze, ecco, in fondo alla schiena e non il fondo schiena. Perché stai degenerando. No, infatti. Però qua in fondo, qua in fondo tanti, quindi ciac! E che poi rimanevano le ali. E allora bene, basta. Diciamo che possiamo tagliare questo pezzo. Comunque, insomma, stamattina c'erano tanti urli in casa Cardo. Sì, molti urli. E poi volevo vendicarmi su di lei, ma non ci sono riuscita. Comunque queste focaccine qua sono ottime. Perché a me piace molto, infatti, io vivrei di salato. Queste sono le mie colazioni, anzi, il mio ideale di colazione è pizzetta, una bella pizzetta. È sempre un'estate. Adesso ci fermiamo perché... Un tè bello freddo e un'estate... sì, è una pizzetta. Cioè, non è che il dolce lo disdegno, però il salato per me è magico. Guarda, adesso spengo il video che mangio anch'io. Ragazze, ci vediamo dopo. Ciao!